Buonasera a tutti, grazie a tutti per la partecipazione a questo incontro nel quale tratteremo l'importante tematica dello European Green Deal, questo incontro che è promosso dalla sezione di Lecco e dalla sezione di Gallarate, e questa è una serie di un primo incontro che vede coinvolte queste due sezioni in un unico. E parleremo di questo argomento anche grazie alla partecipazione. Qui ringrazio i nostri ospiti, Roberto Canziani, professore al Politecnico di Milano, e ad Alberto Maiocchi, economista. Grazie Aziz, grazie Antonio, grazie a tutti gli amici che sono qui con noi stasera. Innanzitutto ringrazio Roberto Canziani per la sua introduzione, molto, molto precisa, molto breve, sintetica, ma che ci ha fatto capire molte cose. Io poi riprenderò i temi dei cambiamenti climatici perché è un tema che per me è abbastanza decisivo in questa fase di sviluppo del processo di integrazione europea. Ma partirei da alcune considerazioni preliminari. La prima, vorrei che tutti noi ci facessimo portavoce del fatto che dobbiamo smentire la vulgata che c'è in questo periodo. L'Europa non ha fatto nulla per aiutarci. È veramente una volgarità, è una forma di ignoranza. Cioè, l'Eurogruppo del 9 di aprile ha deciso stanziamenti per 540 miliardi di euro. Oggi comunque il Consiglio europeo probabilmente stabilirà che ci saranno altri 320 miliardi di disposizione subito e forse per il 2021 andremo sui 1.500 miliardi per stanziare per il rilancio dell'economia. Quindi è una fake news, insomma, però serve per i sovranisti per fare una polemica nei confronti dell'Europa. Noi dobbiamo avere anche il compito di chiarire, non certamente senza enfasi, ma chiarire con chiarezza che l'Europa ci ha consentito di uscire da questa situazione di crisi, che non ci sarebbero altre soluzioni per l'Italia al di fuori dell'Europa. Pensiamo solamente ai 750 miliardi in più che la Banca Centrale Europea di acquisto di titoli sta facendo per combattere la pandemia, i 35-37 miliardi che il MES ha messo a disposizione dell'Italia per acquisti sanitari e via dicendo. Il primo elemento è questo: chiarire che le polemiche sono fatte. Ieri sera avevamo un incontro con la sezione di Roma, a cui ha partecipato il ministro Padoan, dell'ex ministro Padoan, del ministro dell'economia, e Padoan ha detto una cosa sacrosanta. Chi, per esempio, continua a mettere in giro la voce che il MES è la fine del mondo e vuole strangolarci, mandarci la troia. In realtà quello che vogliono è la fine dell'euro. È il secondo tentativo fatto dalle forze sovraniste per combattere l'euro e la moneta europea. Noi dobbiamo dichiarare che la verità, insomma, il MES mette a disposizione prestiti senza condizionalità, non ha nulla a che vedere con quello che è successo con la Grecia e così via. Secondo elemento che mi porta più vicino all'intervento di Canziani di prima, che aveva anticipato già Antonio nel suo intervento iniziale, c'è uno strettissimo collegamento fra ripresa, recovery, rilancio dell'economia europea e il Green Deal, il passaggio alla nuova economia. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale il mondo era diverso rispetto a prima. Oggi c'è il coronavirus, c'è stata l'interruzione, come diceva anche l'assessore di Gallarate, l'assessore della cultura di Gallarate. Noi usciamo da questa vicenda in un modo completamente diverso. Le nostre abitudini saranno cambiate, il modello economico e sociale cambierà. Quindi bisogna pensare alla ripresa in collegamento stretto con il Green Deal. Ora, per fare questo ci vogliono degli strumenti. E qui vengo più al tema che mi interessa. Oggi si discute di piano di rilancio dell'economia europea. E quando si parla di piano di rilancio, normalmente si contrappongono i paesi del nord, i cosiddetti paesi frugali. Voglio qui sottolineare soltanto en passant che uno di questi paesi frugali, cioè l'Olanda, è il paese che sta facendo da anni del dumping fiscale e quindi sottrae base imponibile agli altri paesi dell'Unione Europea, riducendo le imposte
sulle società e per attirare base imponibile. Quindi prima di parlare dei paesi del sud Europa dovrebbe incominciare a eliminare i suoi fenomeni di elusione fiscale. Ma al di là di questo, il punto centrale in discussione oggi è se dobbiamo finanziare un piano di rilancio dell'economia europea che costerà 1.000, 1.500 miliardi, 2.000 miliardi, non sappiamo, ma comunque certamente una cifra che non saremo in grado di coprire con il gettito fiscale. Nella teoria della finanza pubblica si parla di finanza straordinaria in occasione delle guerre. Il coronavirus è una guerra, è stato paragonato a una guerra. E uno degli strumenti della finanza straordinaria è il debito pubblico. Nelle situazioni post-belliche, per definizione, i piani di rilancio devono essere finanziati con il debito pubblico. E qui il primo chiarimento da fare è, quando parliamo di eurobonds, io ho trovato il mio primo intervento sull'emissione di eurobond è su un articolo di International Spectator nel 2005, ma parlavo già allora di buoni del tesoro, di titoli emessi dall'Unione Europea e sostenuti, garantiti dal bilancio europeo. Non parlavo mai di mutualizzazione del debito, cioè nessuno vuole che i tedeschi e gli olandesi paghino il debito pubblico italiano fatto da Craxi, Andreotti, Forlani. Quello è una cosa che dobbiamo pagare noi e non c'è dubbio. Quindi tutte le volte che si parla di mutualizzazione del debito noi ci facciamo del male. È per questo che dobbiamo mettere in chiaro che noi vogliamo che ci sia un piano di rilancio dell'economia europea finanziato con l'emissione di titoli, quindi con la partecipazione del risparmio di tutti i cittadini europei e garantito dal bilancio comunitario. Ora, tutto questo può avvenire, la gente comprerà i titoli europei, io credo che se si lanciano gli eurobonds, la gente corre a comprare gli eurobonds perché sono tripla A, sono sicuri, ma c'è una condizione. La prima condizione è che i titoli emessi dall'Unione Europea devono essere garantiti dal bilancio, ma nel bilancio ci devono essere risorse del bilancio, entrate fiscali del bilancio europeo. Il bilancio europeo oggi è finanziato da contributi nazionali e dipende dalla volontà dei paesi di finanziare il bilancio europeo. Il bilancio europeo deve essere finanziato con imposte proprie. Io credo che la prima, e ne parlerò brevemente subito dopo, la prima di queste imposte è un'imposta sulle emissioni di carbonio che completi il sistema attualmente in vigore nell'Unione Europea, per cui soltanto il 45% delle emissioni sono sottoposte a un controllo dell'Emission Trading System. Tutto il resto, i trasporti, l'edilizia, diciamo le piccole e medie imprese, l'agricoltura, non è tassato, questi dovrebbero essere tassati, le emissioni, e grosso modo, è una cifra molto di prima approssimazione, ma comunque se le emissioni totali nei settori non ancora colpiti sono circa 1 miliardo e 850 milioni di tonnellate di CO2, un'imposta di 50 euro per tonnellate di CO2 produrrebbe un gettito di circa 92 miliardi. Poi ci sono tanti ragionamenti da fare, il gettito sarebbe... La cosa che voglio dire è che 92 miliardi e 50 euro per tonnellata di CO2 non ci dicono nulla, ma se lo traduciamo in un prezzo per noi più consueto, il prezzo della benzina, questa tassa di 50 euro sulle emissioni di CO2 si traduce in un aumento del prezzo di 11 centesimi. 11 centesimi. L'esempio che faccio sempre è che fra la benzina che compriamo sulle strade provinciali e la benzina che compriamo in autostrada, spesso ci sono differenze che vanno dai 20 ai 40 cents. E la gente compra la benzina in autostrada. 11 cents non sono la fine del mondo. Però sarebbero una enorme risorsa per il bilancio europeo, per garantire i titoli europei e quindi per finanziare il piano di rilancio. Canziani prima ricordava che un primo strumento poi da adottare sarebbe aggiustamenti, un diritto da introdurre alla frontiera sulle prodotti importati. È giusto, perché se in Europa le emissioni di carbonio hanno un prezzo, non è giusto che i beni importati non debbano pagare lo stesso tipo di prelievo. Quindi alla frontiera, se l'acciaio prodotto in Europa o l'alluminio deve subire un prezzo di 50 euro per tonnellata di CO2 emessa, lo stesso deve pagare, che ne so, l'alluminio o l'acciaio importato dalla Russia.
Questo è già una risorsa propria del bilancio europeo, perché è un diritto doganale e noi sappiamo che i diritti doganali vanno direttamente al bilancio europeo. Quindi il punto decisivo per noi è: ci devono essere risorse proprie del bilancio, perché il bilancio deve garantire le emissioni di titoli, e le emissioni di titoli devono finanziare il piano di rilancio europeo. Due considerazioni finali. Il piano di rilancio europeo deve essere strettamente legato al Green Deal, cioè si finanzia solo gli investimenti che sono necessari per avviare il nuovo modello di sviluppo. Cioè noi non prenderemo i soldi dall'Europa per mettere un po' di forestali in più in Calabria, che già oggi ha più forestali del Canada, che come è noto è una regione senza foreste. Quindi noi, se otteniamo dei soldi dall'Europa, lo dobbiamo fare per aumentare, per investire nelle energie rinnovabili, per introdurre sistemi di soft mobility, per creare piste ciclabili, per creare le connessioni di banda larga in tutta Europa, le autostrade della comunicazione e via dicendo. Dobbiamo fare questo tipo di investimenti. E il secondo elemento è che la battaglia per le risorse proprie da affidare al bilancio europeo ha una valenza costituzionale. Io ricordo spesso che quando Altiero Spinelli, il nostro fondatore del nostro movimento, è entrato nel 1979 nel primo Parlamento europeo eletto a suffragio diretto, non si è collocato nella Commissione Affari Costituzionali, ma nella Commissione Bilancio, cosa che ci aveva sorpreso all'epoca. In realtà Spinelli aveva una strategia, cioè sapeva che il bilancio era una competenza su cui il Parlamento aveva l'ultima parola. Quindi appena entrato nel Parlamento europeo ha fatto una battaglia e il Parlamento ha respinto nel dicembre del 1979 il progetto di bilancio per il 1980. Dopodiché le cose sono andate avanti e alla fine il bilancio proposto dal Consiglio è stato approvato. E a questo punto Spinelli ha parlato ai suoi colleghi e ha detto: vedete, con queste istituzioni non è possibile governare l'Europa, quindi dobbiamo riformare la Costituzione europea per dare un reale potere al Parlamento europeo. E qui è iniziata la sua battaglia, che ha portato nel febbraio dell'84 al progetto di trattato. Bene, io credo che valga la stessa cosa oggi. Come voi sappiamo, insomma, la procedura per approvare il bilancio è una procedura, diciamo, antidemocratica, nel senso che il bilancio europeo viene approvato con una decisione, la procedura per creare nuove risorse proprie è una procedura antidemocratica, perché prevede che la decisione venga presa dal Consiglio all'unanimità e venga ratificata da tutti gli Stati membri, e il Parlamento europeo ha solo un potere consultivo. Quindi è molto difficile introdurre nuove risorse proprie. E per questo è molto importante il Border Tax Adjustment, di cui parlava Canziani prima, perché è già, se noi introduciamo questo diritto alla frontiera, questa è già una risorsa propria, perché è un diritto doganale. Ma di lì bisogna partire per fare una battaglia per cambiare l'articolo 311 della Costituzione, del Trattato di Lisbona, in modo tale che la decisione sulle nuove risorse venga presa dal Consiglio dei Ministri a maggioranza, insieme al Parlamento europeo, che evidentemente decide a maggioranza, ed escludendo la ratifica nazionale, perché gli Stati membri hanno già avuto la possibilità di esprimere il loro voto all'interno del Consiglio. Questa è una riforma costituzionale che creerebbe un secondo pilastro fiscale, diciamo, accanto al pilastro dell'Unione Monetaria, e porterebbe avanti il processo per fare dell'Europa una vera e propria federazione, dove le decisioni vengono prese a maggioranza nel Consiglio e nel Parlamento europeo, e la parola finale spetta ai cittadini. Ultima, brevissimo, un minuto vorrei sottrarvi per dire che noi con alcuni amici, Marco Cappato in particolare e Monica Frassoni dei Verdi Europei, abbiamo presentato un'iniziativa dei cittadini europei per introdurre una carbon tax a livello europeo. È un'iniziativa che credo sia importante per
favorire quella pressione dell'opinione pubblica di cui Roberto parlava nella sua introduzione, e chiederei a tutti, nei limiti del, se lo ritengono opportuno, è possibile sottoscrivere o far circolare questa petizione, questa iniziativa ai cittadini europei, collegandosi al sito stopglobalwarming.eu, e tutti possono sottoscrivere. Credo che sia un elemento anche questo per far partecipare i cittadini, far sentire l'Europa più vicina ai cittadini e dare ai cittadini il senso della responsabilità che hanno nei confronti di questo problema drammatico dei cambiamenti climatici. Grazie.